Assiste Allan, si sta liberando a sinistra Theroux. Theroux attaccato stavolta efficacemente da Sala. Il rinvio di Francesco Benussi. Toni mette giù con il petto, bene per Sala. Gomez a posizione regolare. Gomez! Moras, Sala. Dentro il pallone per Iunita. La finta e poi le tir. Indietro per Tachidis. Si fa vedere centralmente Sala. Insiste Tachidis. Saviola. Sala. Prova Sala! Verona avanti. Ha segnato Sala. E bloccato. Può andare il Verona. A destra con Sala. Il cross dentro a cercare Luca Toni. Posizione regolare. Mette giù Toni. Un po' di testa di Moras. Poi quello di Christodoulopoulos. Ancora Tachidis. È partito Sala. Sala con Biava che lo aspetta. Lo punta Sala. Riesce a passarli in qualche modo. In mezzo c'è Toni. Palla che arriva. Toni con il tacco. E la parata di Sportiello. Contropiede. Tachidis. Saviola. Di prima per lo scatto di Sala. Ancora Sala. Insiste Sala, va a cercare l'esterno Saviola! Grande mirante, Saviola ancora! Toni a 10 dall'intervallo. Si rimane 3-0. Qualche segnale di risveglio da parte del Verona. Jorginho in velocità lo tiene Jacopo Sala che lo ferma. Alfredson dona del suo pubblico, dei suoi piccoli tifosi oggi presenti. Iturbe al cross, intercetta con Enrique, la mette fuori, grande partita di Enrique in difesa. Occhio però perché cerca la conclusione da fuori, Jacopo Sala. Non trova la porta ma di poco. Sì, ecco, questo è un ragazzo che sicuramente, come avevamo detto all'inizio, può essere interessante. Ha fatto la voce grossa. Ancora Radosevic, nel tackle la perde, non c'è fallo, si gioca Marchigno. Attenzione al passaggio laterale di Sala, arriva Iturbe, avanti al portiere, parte il tiro, la conclusione, parata dal portiere. Toni Toplas, bordo cam. Salito anche Albertazzi, colpo di testa a portare il pallone fuori dall'area di rigore. C'è Sala che può mettere di nuovo il pallone. Toni! Adesso sì, sono 20. Luzzi va a Berghessio in area di rigore, c'è anche Leto. Prova a fermare il pallone Leto, possibilità di tiro non riuscita da parte di Lodi, ha avuto per un attimo la possibilità di calciare Lodi. Occhio al Verona che attacca con Sala dentro, Marchigno sul fondo, a un passo dal 4-0 il Verona, ancora più bello per l'esecuzione al volo, però quella, una di quelle più facili l'ha avuta e l'ha sbagliata. Adesso vediamo se ci sarà ancora la possibilità, intanto Sala recupera, ancora Sala, la possibilità del 3-0, Juanito Gomez, 4-0, anche Juanito Gomez mette la sua firma e sono 4 i gol del Verona. Intercetta Ibarbo, non riesce a partire, Siriano lo disturba, gli strappa il pallone, sta crescendo il match di Siriano in questa finale, qui Sala si gira benissimo con il tacco proprio per Siriano, dentro subito Iturbe per Toni si gira messo giù, da Rossettini, i due si sono... Riesce sempre a liberarsi per il tiro in porta, qua l'ha fatto da fermo sul calcio di punizione, ma ha sorpreso secondo me anche il portiere perché non si aspettava che Di Mancino senza rincorsa vai a chiudere sul primo palo, invece Hernanes può far tutto quando si tratta di concludere. Cambiasso, aperto col sinistro, pallone intercettato, prova a ripartire Romulo, si propone Cacciatore. Visitando il sito skysporthd.it potrete aggiudicarvi la sua maglia e tante altre maglie in una grande atta benefica promossa da Sky in collaborazione con l'Associazione Italiana Calciatori Onlus a favore delle popolazioni della Sardegna. Quindi da adesso premete il tasto verde. Cacia può tenere vivo questo pallone, cerca il cross, un cross deviato però, e allora Sanetti può ripartire. Ovviamente nel post partita Donadella, Cacciatore, avanti a lui Romulo, Sala si è rialzato, ancora contro Molinaro, Romulo, Sala, vediamo chi crossa, lo fa Sala per Toni che prova a girarla di testa, non era facile, pallone sul fondo. Non era facile, non perché era da fermo, impossibile colpirlo. Insieme a Donadelli, i due mediani. Juanito Gomez, Romulo, allarga ancora, può andare sul fondo Jacopo Sala, la finta, buono il cross, poi con l'esterno il colpo di testa di Juanito Gomez, alto. Anche Sala si è presentato bene. C'è da anticipare l'intervento di Toni. Cerci, cambia gioco per D'Ambrosio, torna
La colpisce Jacopo Sala. Jorginho. Si ritira i compagni, allora Lella può andare con Sala. Ancora Sala, ha spazio davanti. Lo aspetta Evra, il cross è per Toni sul secondo palo, non esce Buffon! Toni sul fondo. Eccolo Valotti. C'è una posizione di Sala. Cross in mezzo, Toni rovesciato. Parla di prima proprio nella zona del suo centravanti, Fernandinho, Alfredson. Spiega la misura del cross che poi diventa un tiro. Sala! Jacopo Sala!